È approdata a Vibo Valentia l'iniziativa Sempre Aperti a Donare, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la nuova struttura del ristorante di Viale Affaccio, guidata dal licenziatario Sergio Scidà. Un progetto promosso da McDonald's Italia con Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e anche in collaborazione con il Banco Alimentare, che ha puntato a dare conforto ai più bisognosi e a sostenere le comunità locali. Giunta quest'anno a livello nazionale alla terza edizione, in virtù anche dei proficui rapporti di collaborazione che si sono instaurati tra l'azienda McDonald's e il comune di Vibo, è stata decisa una donazione di 300 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, ovviamente convenzionate con il Banco Alimentare della Calabria. L'iniziativa aveva preso anche il via lo scorso anno a Siderno con il ristorante McDonald's che si trova al centro commerciale La Gru sulla statale 106. Anche lì era stato un grande successo. Dunque, un'importante collaborazione tra pubblico e privato, da sempre incentivata dal sindaco e dal licenziatario Sergio Scidà. Un grazie al McDonald's e in generale a tutti quelli che si sono prodigati per la buona, anzi direi l'ottima riuscita dell'iniziativa. E questo significa che i calabresi hanno veramente un cuore grande, un cuore d'oro, il cuore dell'affetto e dell'inclusione. Quello stesso che si può vedere in questo pupazzetto che mi ha regalato l'associazione Fiori nel Deserto. Ma siamo qui insieme a molte altre associazioni, l'Unitalsi, condividiamo e molte altre con le quali poi si provvederà alla distribuzione dei pasti. Come comune ci pregiamo di essere all'interno dei servizi sociali una punta avanzata sul territorio, proprio allo scopo di andare incontro alle esigenze dei più deboli, nei confronti dei quali cerchiamo di essere il più inclusivi e direi affettuosi possibile. Dopo il Covid la situazione è molto peggiorata. Devo dire che con i servizi sociali noi riusciamo ad offrire molti servizi e soprattutto in questo momento ci stiamo molto impegnando per le esigenze abitative. Abbiamo distribuito 300.000 euro a numerose altre famiglie, mi pare che fossero 200 famiglie, per l'integrazione al costo del fitto, per coprire il costo del fitto. Abbiamo assegnato 5 case popolari e abbiamo fatto un altro bando per l'assegnazione di altre case popolari, quindi ci stiamo muovendo in questa fase, in questa direzione, per venire incontro alle esigenze abitative. Pasti Solidali è un'iniziativa che ormai parte dal 2020, questo è il terzo anno che la stiamo portando avanti, è un'iniziativa che inizialmente era nata sotto il periodo del Covid, per stare vicino alle famiglie che in quel periodo avevano affrontato delle difficoltà. Abbiamo deciso comunque di continuare e di proseguirla anche negli anni successivi. Questa iniziativa nasce con la collaborazione della Fondazione Ronald McDonald e con il supporto operativo, io lo chiamo braccio operativo, di Banco Alimentare, che grazie all'associazione ci permettono di essere vicino alle famiglie bisognose. L'obiettivo di quest'anno che ci siamo prefissi è quello di donare oltre 200.000 pasti, coinvolgeremo oltre 250 ristoranti presenti in Italia. E questo ci permetterà di essere vicini alle famiglie che realmente sono in difficoltà. Il comune di Vibo è stato molto semplice perché tramite l'assessore Carmen, che è una carissima amica, che mi è venuta a trovare, gli ho subito prospettato questa iniziativa, che è quella proprio di essere presente sul territorio di Vibo, e lei l'ha accolta subito bene. Tant'è vero che è riuscita a coinvolgere altre associazioni oltre a quelle che di Banco Alimentare. Lo scopo dunque è quello di offrire dei pasti per un determinato arco temporale a quella fascia di popolazione che vive situazioni di disagio o difficoltà economica. Per questo motivo, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Carmen Corrado, si è rivelato fondamentale il supporto dell'assessorato alle politiche sociali, col quale abbiamo individuato, dice l'assessore, i sodalizi da coinvolgere.
progetto. McDonald's si è affacciato da pochi mesi qua in città, portando, riqualificando l'area in cui sorge ora il nuovo ristorante, e portando anche un contributo giovanile in quella zona, dove era una zona che era dismessa, e quindi attualmente c'è un bell'incontro fra bella gente, diciamo. Quindi assolutamente siamo felici che il McDonald's abbia deciso di investire nella nostra città, appunto Vibo Valentia, e di collegarsi col comune con questi passi sociali che potrebbero portare tanti sorrisi a tanti bambini e a tante famiglie. Da parte sua, proprio l'assessore alle politiche sociali Rosa Chiaravallotti si dice particolarmente felice per le finalità sociali dell'iniziativa, col quale si potrà regalare un sorriso ai tanti bambini. Una realtà quale quella del McDonald's, che da poco insiste su Vibo Valentia, ma che già sta dando risultati in termini di collaborazione, di partecipazione, è una iniziativa alla quale non possiamo che esprimere grande soddisfazione, intanto ringraziando il direttore, l'assessore Carmen Corrado, che ha voluto la collaborazione e la partecipazione anche di questo assessorato, perché tutto quello che può riguardare la socialità non ha limiti di sorte, per cui noi apriamo oggi alle associazioni che sono state coinvolte e che hanno aderito alla possibilità di distribuire questi pasti che verranno forniti direttamente alle famiglie individuate anche dalle associazioni. Un'altra possibilità che daremo e che alcune associazioni ci hanno proposto è quella di fare sì che gli associati possano in qualche modo impegnarsi direttamente anche proprio per realizzare progetti di inclusione sociale proprio nella distribuzione dei pasti, quindi vedremo coinvolte durante il periodo di svolgimento di questa campagna anche dei ragazzi delle associazioni saranno direttamente loro i distributori molto probabilmente di questi pasti McDonald's. Sempre solida e importante la collaborazione con il Banco Alimentare della Calabria. Abbiamo ascoltato il presidente soddisfatto. Dopo il Covid ci aspettavamo un momento di tranquillità, invece poi è arrivata sta guerra insensata e anche l'aumento dell'inflazione che purtroppo ha eroso il potere d'acquisto delle famiglie più fragili, e di conseguenza a noi si rivolgono sempre più persone, soprattutto più famiglie con minori a carico, quindi noi ce la mettiamo tutta per cercare di non lasciare nessuno indietro e sollecitando una collaborazione con tutte quelle realtà benefiche. E come si vede dalle immagini, questa mattina alla presentazione in comune a Vibo erano presenti, oltre gli assessori e la direzione del ristorante, tante associazioni coinvolte. E il comune ovviamente in collaborazione con le attività, l'assessorato alle politiche sociali, le attività produttive, si è reso disponibile a venire incontro a questa iniziativa dei privati per la distribuzione dei pasti. Quando si tratta di sociale, il comune di Vibo si è sempre dimostrato sensibile di fronte a queste tematiche, anche in funzione del periodo particolare di Covid che abbiamo attraversato, per cui c'è la disponibilità da parte nostra di proseguire questa iniziativa lodevole da parte di McDonald's e da parte di tutti i privati della zona.